poi in collegamento, mi auguro che ci sia Joe Oft. Buonasera. Good evening, Joe. Hi, good evening. Buonasera a Happy tutti. to Che be here. Ecco, contento di essere qua. questo signore, diciamolo, è un giornalista finanziere del più importante portale informativo dei trampiani nel mondo, che si chiama appunto The Gateway Pundit. Scusa il mio americano e il mio inglese, Angela, che è vuol dire? giusto? Gateway Pandit significa portale dell'esperto. I explained what does Gateway Pandit mean in Italian because it is not very clear to us. And he said that you are one of the most important journalists of the Trump era and you are working for Gateway Pandit. Ho detto bene, ho detto giusto? Is that correct? Yes, that's correct. I've been working with the Gateway Pundit for years. My twin brother, identical twin brother, started the Gateway Pundit about almost 20 years ago, and now we have about roughly 2.5 to 3 million visitors per day, and really one of the most influential websites, political websites in the United States. Sì, in effetti io lavoro per Gateway Pandit, che ha fondato mio fratello gemello identico a me, e una ventina di anni fa. Io lavoro per lui da circa 5 anni e attualmente abbiamo dai 2,5 milioni ai 3 milioni di visite al giorno sul nostro canale. E siamo uno dei più importanti, diciamo, canali di influenza. Allora, partiamo subito con la prima domanda, perché bisogna Ok. essere di abbastanza brevi nel dire. Evergrande, si dice così, no? Evergrande. Ecco, è il problema, scoppio della bolla immobiliare in Cina. Che cosa sta succedendo? So, Joe, we start with the first question. We would like to know what you think about Evergrande situation and if you think that is going to be a burst of the real estate bubble in China and what can be the results of that. Okay, I can start by telling you that I lived in Hong Kong for the last 10 years and then relocated back to the United States. And in Hong Kong, I took numerous trips back and forth into China. And for years now, I could see the overdevelopment in China, buildings that were being built, partially built, that weren't finished, et cetera, for years. And so there definitely has been some signs that there was going to be eventually some sort of incident that's going to impact really China and the whole world. I'll pause there a moment so you can translate that. Sono stato, lui dice che è stato 10 anni a Hong Kong come un dirigente e ha viaggiato molte volte avanti e indietro dalla Cina e ha visto che c'è stato uno sviluppo, diciamo, di edilizio enorme e quindi secondo lui questo significava la possibilità che prima o poi, insomma, c'erano dei segni di un incidente che potesse succedere qualche cosa. Ecco, seconda domanda è questa. C'è stato il G20, no? E vorrei capire, a Roma, e vorrei capire qual è la situazione in Afghanistan e se ci sono nuovi Ci sarà. Ci equilibri. Che cosa si dice sarà. negli Stati, negli State? The second question, Joe, is about Afghanistan. We know that many things have changed, and we would like to know what is the feeling and what do you think in the States about the Afghan situation? Okay, sure. In Afghanistan, Americans look at what happened there as really borderline treason. We gave a terrorist organization, and like half of the leaders in the Taliban are still listed as terrorists under the U.S. Terrorist list, and yet we gave them $82 billion worth of arms, vehicles. We basically gave them one of the largest air forces in the world and walked away with nothing. So many Americans were very upset about that, still are. And the fact that 13 soldiers died shortly before departure was really, it was very, very upsetting. It's just a very sad situation in America today.
Loro hanno vissuto la cosa come una specie di tradimento da parte di questa. Hanno lasciato praticamente molte armi e un sacco di veicoli, addirittura lui dice 2 miliardi tra armi e veicoli, insomma, In strumenti di Afghanistan. guerra in Afghanistan, quando la metà circa dei leader afghani sono ancora nella lista dei terroristi. E questo a loro fa parecchio, parecchio arrabbiare, e l'esercito è venuto via con niente, a mani nude, senza portarsi dietro la loro attrezzatura. Inoltre, questi 13 soldati morti ce l'hanno un po' sullo stomaco, insomma, non è una cosa che possa avergli fatto piacere, sono abbastanza arrabbiati per questo. Ecco, domanda veloce, questo significa incapacità dell'attuale presidente americano? Do you think that this is due to the operational decisions of the US president actually now? Yeah, many Americans believe, put the blame on this solely with Biden. Just the way that we exited the country was almost insane. Many, thousands of American lives were lost in Afghanistan. The generals there never went outside of Afghanistan to get the Taliban. They kept within the borders, which was a losing strategy from the beginning. And now here we are with this, horrible situation of now terrorists with $80-some billion of arms that could be used anywhere around the world. Sì, sicuramente dipende dalla politica che è stata attuata dal governo Biden e è incredibile come sia stato possibile che ci siano stati diverse migliaia di morti e che i talebani non siano mai stati perseguiti, non siamo mai andati a cercarli, insomma, si sono mantenuti all'interno dei confini dell'Afghanistan senza andare a cercare di catturare i terroristi al di fuori. Gli americani quando erano là. Quindi è stata una strategia assolutamente perdente. E adesso ci si ritrova che questi terroristi hanno un sacco di armi e le possono usare ovunque nel mondo. Ci sono alcuni segnali che una nuova crisi energetica è in arrivo. Domanda: da chi è innescata? Uno, da Deep State o da chi vorrebbe ripristinare il sistema finanziario con dollari sostenuti dall'oro e distruggere il sistema della banca centrale della famiglia Rothschild? We see that there are signals that probably a new crisis, energy crisis, is going to happen. If it is so, what do you think? Who is going to trigger this? Is it the deep state or is it the forces that would like to implement the QFS and the gold-backed currencies, in your opinion? Good question. There certainly is another crisis ahead already. We're seeing in the United States this massive buildup of ships offshore that aren't getting unloaded. We're seeing massive inflation in the United States right now. Our gas prices alone are up almost 50%, and that impacts the entire country. And so there are concerns come Christmas time. That we'll be missing, that we won't have the gifts that we normally have at Christmas, and that the inflation is going to be, out of this world. Some statistics are showing some of the highest inflation in maybe 30, 40 years in the United States. So it's definitely something that's happening. As far as who's behind it, there does seem to be something, greater than Biden. We don't believe Biden is actually running the White House right now. He doesn't have the functional ability to do so. He's senile. So there's somebody behind the administration that's pushing all these really insane anti-American and anti-free world policies. Allora, lui dice sì, ci sarà sicuramente e già se ne vedono i segni qui negli Stati Uniti. L'inflazione aumenta tantissimo e per esempio i prezzi del gas sono già aumentati di
di circa il 50%, tant'è che stiamo cominciando a pensare che a Natale non avremo gli stessi regali che abbiamo avuto gli anni scorsi. Lui prevede la peggiore inflazione degli ultimi 30-40 anni negli Stati Uniti. Chi c'è dietro a questo? Beh, non pensano gli americani che sia Biden che comanda, sicuramente c'è qualche cosa dietro, ci sono delle forze che hanno prodotto questa follia di questa politica che non sta portando dei buoni risultati per la nazione. Audit presidenziali USA 2020. Ruolo italiano in questa brutta storia? So, let's change topic now. The next question is about the audit in the presidential elections. We would like to know how much Italy is involved in that. Yeah, good question. Again, there was stories after the election that there was something going on in Germany and Italy and other countries. We haven't been able to validate some of those stories. We do believe that the election was not accurate. Today, another poll came out. 60% of Americans believe that Joe Biden only won the election due to fraud. And so there's a lot of belief that something happened, and we believe, the Arizona audit alone showed around 700,000 ballots that are in question. Although our media said basically Biden picked up 200 ballots in the recount, what they ignored was all the ballots where there was questions regarding their validity. So there's still a big push in America to find what happened, and we don't really know much about Italy at this time. Buona domanda, è un'ottima domanda. Allora, sì, ci sono delle storie. Si è parlato molto del fatto che la Germania e che l'Italia siano state implicate in questa vicenda, ma non sappiamo ancora con certezza se questo sia vero o no. Allora, l'elezione sicuramente ha subito dei brogli, tant'è che il 60% del pubblico americano pensa che ci sia effettivamente stata una frode, che sia successo qualcosa. Pensate che in Arizona, soltanto in Arizona, dove è stato fatto questo conteggio, ci sono 700.000 schede che non si sa se effettivamente erano valide oppure no. Quindi poi nel riconteggio ne hanno trovate altre 200.000 che probabilmente erano state attribuite a Biden, ma non era così. Quindi c'è ancora molta incertezza, e anche se gli americani sono convinti che ci sia stata la frode, però qualcosa di preciso in merito ancora non si sa. Ah, mamma mia. Allora, per concludere, Mr. Holt, che cosa è venuta a fare a Roma Nancy Pelosi? Perché le proteste della scorsa settimana a Roma sono state violente come Capitol Hill il 6 gennaio, subito dopo la sua visita? So we are straightly going to the last question. This is a question about the Nancy Pelosi traveling to Italy. What do you know about that? I mean, what did she come for? And after that, we noticed that after she came, and we're asking you if by chance you think that there is a connection between the two things, there have been some protests in Rome, which have never been like this, and they resemble very, very much the protests that have been in the Capitol Hill the 6th of January. What is your opinion about that? Nancy Pelosi, many people on the right are not fans of Nancy Pelosi, and the fact that she spent time with the current Pope was concerning for Americans. We don't know a lot about what was said, but we can and we don't know why she went there immediately. It does bring questions to people. So, minds as far as, what was going on, what was the purpose? And for example, we know that the Mueller investigation started actually
in the Vatican with George Papadopoulos. So we know that Italy's been involved in the past with some deep state activities. So it's not beyond the reach that something, you know, may have been going on with between Pelosi and the Pope. I guess time will tell. Lui non sa perché Nancy Pelosi abbia queste relazioni così strette con il Papa. Apparentemente è venuta a parlare col Papa e ci sono delle domande, non si sa perché, ancora non riescono a saperlo. Quello che sanno è che l'inchiesta di Mueller, che fu quella per il Russiagate, cioè la collusione di Trump potenzialmente con i servizi russi, era iniziata in Vaticano e che sicuramente anche attraverso Papadopoulos l'Italia è stata in passato molto legata al Deep State. Bene, thank you very much, Mr. Hoff. Thank you. thank you so much. Thank you so much. Ecco. Greetings from Italy. Ecco. Okay, thank you. Ciao, very kind of you to be ciao. With saluti us. Saluti dall'Italia. L'ho detto. Ciao. Very kind of you to be ciao. In ciao, ciao. With us. Hi, bye bye. Ciao. Bye bye, thank grazie, you. Grazie. Thank you.